Attenzione! Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Gran Turismo 7. Ma come vedete siamo alla postazione di guida perché mi è arrivato l'aggeggino mistico di cui vi parlavo l'altra volta, ovvero quella scatolina dal nome Drive Hub di Collective Minds, che mi permette di utilizzare il mio volante compatibile solo per PC anche sulle console. Funziona in qualsiasi verso, qualsiasi periferica su qualsiasi console, quindi anche controller, volanti al contrario, magari un volante per Xbox, trasformarlo per PlayStation, funziona tutto tranne Gran Turismo, perché come vedete davanti a me siamo in modalità offline perché questo gioco, come leggete in basso, ha deciso di fare una manutenzione di circa 6 mesi e mezzo, e va bene così. Non perdiamoci d'animo però, perché per fortuna, dovendo noi fare questo test con il volante, possiamo usufruire di questa modalità offline, in quanto non tutti i mali vengono per nuocere, perché signori, nella modalità offline abbiamo accesso a una serie di gare di prova anche personalizzabili che per oggi, anche se non andremo avanti con la carriera, ci vengono abbastanza incontro perché sono tipologie di auto abbastanza diverse, credo abbiano diverse reazioni anteriore, posteriore, integrale, abbiamo un po' di tutto da testare, direi meno male quindi che abbiamo questo test da fare mentre i server sono in manutenzione, avendo a disposizione tutto questo. Vedete, anche ci sono dei circuiti carini, beh insomma diciamo che si può fare. Tornando a noi ragazzi, venendo al mio volante in particolare, come vedete qui ovviamente non c'è, perché non è che questo accessorio che ho preso piglia e lo fa riconoscere, semplicemente ti permette di utilizzarlo tasti e motore. La cosa più simile in effetti è questa qui, il TGT o il T5, il TGT in realtà, perché questo è un TS e dallo stesso motore del TGT. Vedo che nel gioco i volanti non hanno troppe customizzazioni a livello di force feedback e robe del genere, quindi diciamo che utilizziamo le forze base del volante o quel poco che ci permette poi in gara di personalizzare. Questo è buono perché se neanche con i volanti nativamente compatibili si può regolare il force feedback e cose varie, vuol dire che in effetti il mio, che non è direttamente compatibile, non avrà problemi più di quanti ne possano avere loro che sono compatibili. Quindi ci possiamo aspettare una risposta del force feedback autentica, diciamo, no? L'abitudine che dobbiamo fare sarà esclusivamente del gioco, perché naturalmente non saprò mai se il mio volante si comporterà esattamente come si comporta sul PC, ma per un semplice fatto, Gran Turismo su PC non esiste e non ho il termine di paragone. Bisognerebbe provare un gioco che esiste su entrambe le piattaforme, tipo che ne so, un Formula 1 sulla PlayStation. Però voglio dire, confido che quello che sentiremo sarà quello che sente uno con un volante veramente compatibile per PlayStation, perché quella scatoletta lì ragazzi è un piccolo miracolo di ingegneria, in effetti ingegneria no, di circuiteria. Ora noi ci andremo a settare un po' di cose, magari 3 giri, partenza dalla griglia, livello mettiamolo al massimo che tanto chi se ne frega, il turbo non so cosa sia ma non lo voglio, andiamocene in una pista Transach, bello quello completino, mezzogiorno mi piace di più l'una, e come auto prima di tutto cerchiamo di provare tipo un anteriore, un posteriore e un integrale se ci sono, anteriore e posteriore di sicuro, ma ho visto pure per esempio l'RS Trophy, la Megane, bella macchina, mi ispira sempre, è un'auto molto potente per essere una trazione anteriore, quindi è interessante sentire un pochettino le sensazioni che ci dà, mi piace gialla. E andiamo un pochettino a vedere ragazzi se la teoria si mette anche in pratica. Allora brevemente, questa scatolina, questo Drive Hub della Collective Minds ha 4 porte USB. Una va collegata chiaramente tra lei e la PlayStation, un'altra va collegata tra lei e il controller con il cavo USB del controller, e le altre due sono una per il volante e una per gli accessori. Nel mio caso l'accessorio è la pedaliera, perché io ce le ho disgiunte, non è attaccata direttamente al volante. Una volta collegato tutto, il volante parte, si calibra e magicamente funzionerà come controller per quanto riguarda i bottoni, che sono mappabili sia nella zona dei controller sia nella zona dei volanti come comandi. Il force feedback invece è il suo, quello, diciamo, quanto più figo sarà il vostro volante, tanto più figo sarà il force feedback che riceverete con quella scatolina sulla PlayStation. Proviamo su un 3-3 e vediamo come va ragazzi. Gran Turismo 7 finalmente qui da noi, anche con il volante, con magheggi assurdi che chissà, forse sono ancora meglio. Vediamo ragazzi, che sono stracurioso. Ok, beh,
Madonna! Quanto vanno quelli? Guarda quella Clio. Bellissima. Belli i concorrenti, ragazzi. Ve l'ho detto, non tutti i mali vengono per nuocere, perché con questa modalità offline, mentre è in manutenzione, noi possiamo farci un pochettino i cavoli nostri, a quanto pare. E provarci un paio di garette con il volante. Incredibile, tra l'altro. Quanto si sente? Dopo vedremo, con altre auto. Ma la trazione interiore è allucinante da sentire. Senti proprio il vuoto dello sterzo quando l'anteriore esagera. Attenzione, abbiamo messo livello massimo, vero, di difficoltà? Sì. Cioè erano tre: facile, intermedio e professionista, una cosa del genere. Siamo su professionista, direi che in effetti abbiamo un pochettino più di challenge rispetto alle nostre prime gare di carriera. Mi pare di capire. Oh, guarda, guarda quel 240 lì dietro. Intanto noi andiamo a riattaccare la Clietta V6. Occhio. Bello, ragazzi. Ma in effetti non credo che siamo penalizzati da questa periferica che adatta il volante, perché le sensazioni mi sembrano assolutamente belle e autentiche. Guarda, guarda come il... Mamma mia! È ben fatto, ragazzi. Ora, non è assetto corsa, vi dico la verità. Però è un modello di guida molto figo. E se così... perché li stiamo riprendendo tutti mano a mano? Se così dovesse essere... Senti, quando stai girando poi inutilmente, perché tipo magari sei troppo forte o che di velocità, il volante te lo dice e va a vuoto. Figo. Guarda, guarda, mi piace un sacco la trazione anteriore. Lo senti proprio che si svuota, perché stai andando troppo con le ruote sterzate, non hai aderenza. L'anteriore tira dritto. Mi sta piacendo, ragazzi. E meno male che sta scatolina non è stato un acquisto fallimentare, anzi. Sapete che è quasi meglio così che avere un volante compatibile? Cioè, nel senso, così puoi avere la tua postazione per intero e la puoi usare ovunque, perché poi se uno avesse un volante direttamente per la PlayStation, dovrebbe, per esempio, attaccare per forza di cose la pedaliera al volante. Che è una cosa prettamente da console, mentre magari su PC hai la possibilità di gestire più periferiche divise, e quindi meglio, ognuna a sé stante. E con questo affare si può fare pure sulla console, incredibile. Bello, eh? Bello, ragazzi, visto che Gran Turismo è un gioco dove... Cioè, a differenza di un Horizon, per esempio, si guida, cioè ci si gode proprio la guida, la pista. A questo punto io direi che siamo a cavallo, poi anche per la nostra carriera, quando finirà sta benedetta manutenzione di merda. Per fortuna non ci ha limitato il contenuto di oggi, ma... Bello. Mi sta appagando molto questa Megane RS. Senti, vedi, spatapatapà. Attenzione, perché siamo nell'ultimo giro e qua davanti... No, che ho fatto con sta quinta? Levala subito. Ecco, una cosa che non vi ho detto. Siccome ho volante e pedaliera staccati, ho dovuto usare tutte e due le USB della scatolina, ma in una delle due USB, quella dedicata agli accessori, se diciamo vi andate ad informare su questo drive up di Collective Minds, nella porta USB degli accessori si può mettere anche un hub USB, quindi in effetti se io ce l'avessi avrei potuto collegare anche il cambio ad H. Cioè si possono collegare tutte le periferiche che colleghiamo al PC
anche sulla console, cosa che non sempre si può fare, ragazzi. D'altronde sta scatoletta del cazzo costa come un volante entry level. Però almeno non hai un volante entry level, ma il tuo. Guarda questa Gran Turismo. E soprattutto ti dà grande... variabilità, no? Grande... possibilità di collegare tutta la tua roba alla PlayStation. Incredibile. Quanto vanno queste Gran Turismo? Siamo arrivati alle loro spalle dopo una grande rimonta. Nel frattempo che parlavamo un pochettino di questo bell'aggeggio, molto figo col volante. E poi ragazzi, quanto più sono normali le auto, tanto più mi diverto io. Adesso andiamo a provare qualche auto diversa. Qua era un bell'anteriore. Magari, non lo so, scegliamo un'altra pista. Proviamo un Suzuka, tanto sarà Oddio, completa? È lungo però, completa, eh? Facciamone due di giri, che voglio poi fare anche un'altra prova. Questa è l'ST, non è l'RS, quindi è anteriore, front-front come la Megane. Andiamo a provarla con questo Cayman. Vediamo se mi ha conservato... Sì, ma alla fine, ragazzi, all'inizio ci si fa un po' di paranoia, dice, vabbè, sto usando un adattatore. Mi sembra, però, in realtà, che una volta fatti i collegamenti sia esattamente come avere un volante... direttamente attaccato alla PlayStation. Bello, grande scoperta. Attenzione invece adesso, perché la scoperta ora potrebbe essere che quest'auto siamo senza traction, ve lo ricordo. Oh, che cambio che ha. Vabbè, ho capito, voi però siete... Oh, dove va? Così. Oh, beh, datemi un attimo il tempo di ambientarmi. Ma anche prima comunque, sono partiti a fucile loro. Io mi devo un attimo capire. Oh! Ecco, ad esempio su questa Porsche il force feedback lo trovo leggerino, ma non è un problema né della scatoletta né del volante. Magari qui andrebbe meglio alzare un pochettino force feedback è semplicemente nelle impostazioni controller. Ma vabbè, sti cazzi. Sta Ferrari dietro che non mi ispira per niente fiducia. Mamma mia. Tornantino. Però è stabile comunque, si vede che è una macchina da corsa. Mi aspettavo più traversi. Madonna! Però se esageri, eh! Senti questa Aston Martin come ci suona! Beh, poi... chiaramente diventa tutto più immersivo così, è innegabile, ragazzi. È innegabile, cioè nel senso i sound nella cabina e quant'altro li sentivamo pure prima. Però ha tutto un altro sapore così. Attenzione, proviamo dall'esterno? A fucilare qualcuno? Oh, mi ha toccato! Attenzione, la 4C di traverso esce male! Lascia la Mazda Avena nel latte. Ah no, Atenza. Ho letto Avena da lontano. Attenzione. Ci ributtiamo dentro. Quarta, forse andava bene anche la terza. Non siamo in Formula 1. Però la quarta ci dà stabilità. Attenzione, li riprendiamo questi? Bello! Ok ragazzi, è una figata. È una figata davvero. Minchia, ma i primi dove sono? Qua c'è il quinto al massimo.
siamo dentro. Possiamo provare a buttarci dentro il Megane, però non ci vede arrivare. Fighissimo. Beh, direi che... ho esagerato! Tienila! Bravo! Attenzione! Direi che la nostra carriera su Gran Turismo continuerà con il volante a questo punto. Molto bello! Che un altro giro mi riavvicinavo pure ai primi, eh. Quanto è bello questo Porsciottino. Tanta roba. E ma sono curioso di provare un integrale. L'emozione del posteriore c'è sempre, anche se questo è abbastanza controllato. Di certo se ci mettiamo probabilmente su un RX7 tipo così originale potremmo anche farci del male. Come vedete ragazzi, il volante è diventato il mio controller. Il controller io ce l'ho buttato sulla scrivania collegato a quest'affarino, che se lo tocchi, attenzione, perché rischi di non far funzionare più il force feedback, eh? Solamente questa Subaru, che è molto più che integrale, questa è proprio una macchina messa a puntino, però potrebbe essere interessante, eh? Proviamola, mettiamone anche 3 di giri, livello ok sempre al massimo. Oddio, occhio. Oh. Mamma mia, le cambiate cosa sono? Che traffico c'è? Vabbè, questa quanto tiene però. Ma ragazzi, inchiodate troppo. Diciamo che siamo in tantini, eh? In queste fasi iniziali. Per quelle prime curve di sta pista. No! Dai, ero sta Genesis. Che martellate tira in scalata! Bello il sound! Te devi da levare però! Sapevo che sarei uscito così con quello sterzo! Composta. Capito che sei la macchina da rally, ma se andiamo puliti è meglio. Trofeo guadagnato? Adesso ripartiti i server? No, magari non c'entra niente. Mamma mia, cosa gli abbiamo fatto a questo? Gira però! No, ci ripassa, eh! Oh! Infatti ci ripassa e ci dà anche il resto. Io credo che tu non abbia capito qua come stanno le cose. E andiamo via definitivamente verso l'ultima curva. Vediamo se riusciamo a passare questo qua in maniera un pochettino malavi. Se un finale. Stai dentro! Stai dentro!
preso bello, ragazzi, mamma mia. Che roba, devo dire che ci sta, eh. Voglio fare giusto una cosa, ragazzi, un giretto così per i cazzi miei, va bene anche qua? Con questa RX-7 puramente posteriore, non da corsa, quindi pericolosa. Oddio. Ok, ho provato a driftare, ma non è facile. Tra l'altro ci sono le prove drift in sto gioco, quindi attenzione. Ecco, qualche scivolatina si può controllare, ma quando si esagera... l'angolo di sterzo diventa sempre molto complicato. Bello. Beh, insomma, ragazzi, in sostanza è una figata. Devo dire che sto adattatore è stato un ottimo acquisto, perché in effetti Gran Turismo è una figata, è meglio con un volante, mi piace di più, onestamente. Anche se è un ottimo gioco col pad, non poteva essere altrimenti, essendo un gioco per console. Però a questo punto direi che la nostra carriera continuerà in questo modo. Non esattamente in questo, perché adesso sto un pochettino cazzeggiando con la terza persona, così per capire. E peccato non averlo potuto fare oggi, ma neanche tanto, nel senso che alla fine, come vi ho detto all'inizio, non tutti i mali vengono per noi. Ce l'abbiamo avuto la possibilità, visto che i server sono in manutenzione e non possiamo andare avanti con la carriera, ci siamo potuti concentrare unicamente sulla guida, sul volante, e io per capire un po' di cose, per confermare che, diciamo, questo acquisto sia stato fatto per un buon motivo, vale la pena, perché invece di comprarsi un altro volante, magari, che sarebbe una merda, perché con quei soldi che ti puoi comprare, se uno ha una bella postazione già tutta arricchita eccetera eccetera, con quell'oggettino lì può sfruttare tutta la sua postazione con tutte le sue periferiche su qualsiasi console, o viceversa, eh? E ecco, tutti i volanti in genere sono compatibili anche per PC, oltre ad una delle console. Però, insomma, funziona in ogni verso e mi fa molto molto piacere, perché appunto possiamo adesso godere anche del nostro volante su Gran Turismo 7. Quindi, ragazzi, io vi aspetto nel prossimo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Magari se mi ricordo un link a questo Drive Hub ve lo lascio. Tanto non è nessuna sponsorizzazione, l'ho acquistato, l'ho ricercato, anzi, ve l'ho detto, l'ho anche pagato un po' più del dovuto, perché in questo periodo non si trova, come tutte le cose che non sono, diciamo, di grandi masse, no? In questo periodo è un po' più difficile da trovare, e se lo trovi lo paghi un pochettino di più. Però se volete approfondire, diciamo, se mi ricordo, vi lascio qualche info sotto. Ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo venitemi a seguire su Instagram. Questo weekend probabilmente ci sarà qualcosa da dire. Ciao!